Dicevo, scusate l'interruzione, era il mio ragazzo che mi chiamava, sempre della Rimmel, che farò poi il trucco usando solo prodotti Rimmel, degli smalti Rimmel avevo preso il top coat da mettere sopra, un color corallo, che non c'è scritto il numero, e il rosso, sempre step 1, cioè praticamente uno dalla base. Dallo step 1 e dallo step 2, e questi sono quelli della Rimmel. Nella collezione Essence, gli smalti sono stati rifatti, 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 e ho preso due smaltini, penso siano estivi, un violino, che è questo qui, che il numero non lo dice. Molto gentili sempre. Ah sì, 21 Arger Gloss. E poi abbiamo il celeste, che mi sono accorta solo ora, che ha dei micro glitterini, che è il numero 35 Take Me Out. Questo qua. E poi Lovely, sempre sul sito, mi pare, Pink Panda, ho preso questo colorino qui, color malva. Poi, sempre dei smalti, parliamo di Mesauda. Io avevo fatto un ordine perché mi avevano mandato nell'ordine precedente un codice sconto. Questi qui, ovviamente, ho preso un viola che non mi dice il nome, molto gentile. Mesauda, ah sì, Creta 219. Metti a fuoco, ok, questo colorino qua. Poi ho preso Tasmin Squin 220, che è leggermente più chiaro di quello di prima che vi ho fatto vedere. Poi ho preso i 230 Swell Satte, che è un blu scuro. Poi ho preso Romeo e Juliet, che uno è un fucsia, che è il 215 Romeo, questo qua, e Juliet è una sfumatura più chiara di quello di Romeo, e questo è il 216. Tornando a Rimmel, che ho preso, diciamo, un po' io di palette non ho mai usato niente di Rimmel, infatti è ancora tutto confezionato perché devo farci il video mentre spacchetto e provo questo brand. Ho preso la matita e il rossetto 200 Beach Touch, che erano insieme, la matita veniva in omaggio. Stessa cosa la matita per occhi Kajal e il mascara Waterproof Rail e la matita Kajal in omaggio. Questo ho preso tutto acqua e sapone. E la palettina, che si chiama, è Limited Edition, Crazy Edition Magnetics, e vi dà anche delle, però io mi domando una cosa: se mi fai gli esempi in bianco e nero, come faccio a vedere i colori? Ah, meno male, ok, ci sono scritti dietro, meno male. E questa è la palettina, ora ve la faccio vedere aperta. Molto simile a quella, no, forse no. Comunque è molto simile alla Cherry di Urban Decay, sempre. È una versione economica. Sì, ci può stare, anche perché questa l'ho pagata sui 3 euro e qualcosa da questa sapone. Sono molto, boh, speranzosa su queste Rimmel. Le ultime novità ve le faccio vedere, però premetto che se vi piace qualcosa provate direttamente alla Rinascente, perché io per trovare questi 3, 4 e 5 prodotti
ho fatto molta fatica a reperirli perché a Firenze la Rinascente in teoria sapevo che ce l'avevano, però col fatto che c'è stato il coronavirus e siamo dovuti stare a casa, i negozi hanno riaperto, però non mi rispondeva nessuno al sito internet. Ho provato a chiamare, niente. Ho mandato un'email, niente. L'unica replica che io fortunatamente ho potuto reperirlo tramite il negozio La Caleia, che è qui vicino a casa mia, la paletta Lancôme Matte Marcus, che è secondo me non bella di più perché c'è veramente dei colori stupendi. Io non vi assicuro che potete riuscire a ritrovarla perché io ho fatto veramente tanta tanta fatica a reperirla. Comunque è una collaborazione con questo truccatore che si chiama Matt Marcus e ha fatto questa paletta, due illuminanti che io non ho preso perché non me li metto. Infatti anche il packaging esterno è molto bello perché c'ha quest'occhio. E poi c'è la faccia, diciamo, viola, e questo è il packaging esterno. Dietro ha una rosa, secondo me, stupenda, come potete vedere qui. E qui ci sono i nomi di tutti gli ombretti. Ha fatto poi quattro, scusate, ombretti liquidi. E sono questi qui, che sono Lancôme sempre, e sono questi qui, ora dove me li swatcho, che quando diventano praticamente secchi viene fuori praticamente il colore, cioè i brillantini. Anche questi secondo me validi, però ripeto, non so se sono ancora riferibili perché io ho fatto veramente tanta fatica a reperirli. Fortunatamente che ho la mia amica Paola, a cui mando un bacio, grazie Paola. Tra l'altro glieli devo ancora far vedere perché lei sono andata a prendere, era venerdì, e lei poverina non c'era al lavoro e l'ho dovuto riperire sempre alla Caleia. Mamma mia, quanto sono belli. Questi seccando, ripeto, viene fuori la formula con i glitterini. Anche Vupa aveva fatto una specie di rossetti così. Questo che numero è? Il 2. Io ho usato il 4, il 3. Ora siamo il 2 e poi l'1. E sono comunque nero, blu. Questo è un blu un po' più chiaro. Mamma mia, che stupendo. Allora, faccio un trucco. Ora vi faccio vedere gli swatch, perché così non si vedono assolutamente. Penso che questa collezione non la userò mai. Cioè, non so se vi capita a voi che tipo avete una cosa che non la ritroverete mai. La tenete tipo come cimiglio. È verde, che è sempre cosa. Qui questi sono gli swatch di questi bellissimi, dico bellissimi, ombretti, diciamo a gloss, che sono questi qua, questi quattro qua. Ecco, ora la mia mano sembra una paletta di tutto. In conclusione, gli ultimi tre rossetti di sempre Lancôme Matte Marcus sono il 189 bella, il 198 Rouge Flaminto e il 359 Happy Queen. Partiamo dal primo che vi ho detto, così ve li faccio swatchare e poi vado a mangiare anch'io. Che cioè mia mamma mi stava bussando, però non potevo interrompere. Matt Marcus, questo è il packaging esterno, cioè interno, scusate, e penso si pigi, no, ok, ah, si pigia da sopra, guardate che figata, io pigio sopra sulla rosellina e viene fuori, stupendo,
Questo è il colore rosso. E aspettate perché ce n'è veramente da ridere. Poi il secondo rouge, che dovrebbe essere un rosso un po' più scuro. Scusate se comunque di questi non faccio gli swatch, ma essendo che non li ritrovo, non so se poi li riesco a ritrovare, perché è stata una fatica trovarli. E questo era il rosso. E secondo me l'ultimo è veramente, questi sono colori che siamo abituati a vedere, ma l'ultimo è veramente, veramente, veramente stile MAC. E all'inizio non mettevo mai questi colori, senti, Matt Marcus. E questo è il viola, che è stupendo. Niente, vi do un buon appetito. Questo video sarà online tra pochissimo. E niente, vi saluto, un bacio e fra un po' registrerò l'altro video, mi tocco solo con Rimmel. Un bacio, ciao ragazze!